Ci troviamo nell'auditorium del comune di Gaggiano, località che per il terzo anno consecutivo è sede della presentazione di una delle classiche più importanti dell'intero calendario internazionale. Pensate, la 54esima Milano Rapallo è l'unica che può superare con una delega speciale dell'UCI i 200 km. Saranno infatti 209 per l'esattezza quelli che dovranno affrontare gli atleti che prenderanno parte a questa importante manifestazione organizzata dalla Geo Davison in collaborazione naturalmente per quanto riguarda le operazioni di partenza con la municipalità di Gaggiano. Dopo l'introduzione dell'assessore allo sport di Gaggiano, appunto Francesco Berardi, e dell'assessore allo sport di Rapallo Walter De Carlo, le parole del presidente Roth, presidente della società organizzatrice, poi di un consigliere del comitato regionale lombardo che naturalmente porta i saluti del presidente Bernardelli. Una manifestazione, dicevamo, molto importante a cui non potevano certamente mancare i corridoi quasi 200 delle più importanti gare, infatti prenderanno parte alla manifestazione in programma domenica 23 settembre e noi naturalmente ci saremo. Presidente Roth, ci siamo ancora una volta qui a Gaggiano, ancora una volta a presentare questa manifestazione che è il fiore all'occhiello della vostra società, la Geo Davison, squadra, società di Rapallo dalla lunga storia e dalla grande capacità organizzativa. Ringrazio queste parole, ma in effetti abbiamo riuscito a creare un gruppo di persone che lavorano insieme e abbiamo scoperto di riuscito a tirare avanti in un mondo molto difficile. Mondo difficile che comunque vi sta premiando, perché sembrerebbe che ben 200 corridori prenderanno il via il prossimo 23 settembre alla 54esima edizione della Milano Rapallo. Un successo, comunque vada a finire. Certo, i 200 concorrenti sono concorrenti, si potrebbe avere anche di più, ma non possiamo farli più di un certo numero, non si può partecipare, ma io mi ricordo che in confronto agli anni passati, che si girava per tutti i campionati, per tutte le gare a cercare persone, quest'anno c'è stata una grossa richiesta per la nostra gara. C'è sempre una prima volta anche per Walter Di Carlo, neo assessore allo sport del comune di Rapallo, una esperienza nuova, una gara che ormai fa parte della storia del ciclismo, fa parte del DNA dei cittadini di Rapallo. Beh, sicuramente questa gara fa parte del DNA dei cittadini di Rapallo e per quello che posso e per quello per il futuro farà sempre parte del DNA dei cittadini di Rapallo, per quel che mi concerne. Sicuramente la città di Rapallo accoglie queste gare sportive con entusiasmo, perché crede, e addirittura il sindaco che è stato ed è un governatore del Panatro, nello sport. Quindi lo sport a Rapallo ha le porte aperte, queste gare sicuramente fanno il bene, crediamo che facciano il bene di Rapallo. Francesco Berardi, assessore allo sport del comune di Gaggiano, ancora una volta qui nel vostro auditorium per dare il là ufficialmente a quella che è la grande passione ciclistica non solo del vostro paese ma anche della città di Rapallo, che idealmente si collega con una gara che parte da Gaggiano e arriva a Rapallo, la 54esima edizione della Milano Rapallo, appunto. L'anno scorso mi era stato chiesto al termine della gara se Gaggiano sarebbe stato ancora presente come partner nella terza edizione per Gaggiano. Io avevo risposto senza dubbio, non c'è due senza tre.
tant'è che quest'anno non abbiamo avuto un attimo di esitazione ad accettare l'invito dell'organizzazione Geo Davidson del comune di Rapallo per far partire nuovamente per la 54esima volta in assoluto, per la terza volta da Gaggiano, questa fantastica manifestazione. Una manifestazione che ha coinvolto negli anni passati, nelle due precedenti edizioni, tanto pubblico. Del resto Gaggiano è sempre stata patria di grandi appassionati di ciclismo e non solo, ci sono stati anche atleti importanti che hanno gareggiato e hanno difeso i colori del vostro comune. Sì, Gaggiano ha una tradizione di sport in generale, in particolare di ciclismo, e questa passione la viviamo in particolare proprio nella terza domenica di settembre, da 3 anni a questa parte, quando tutti sono alla partenza della Milano-Rapallo. Salutano i corridori lungo il percorso fino al chilometro zero e poi molti seguono fino a Rapallo questa bellissima gara. Molti, come l'assessore con cui stiamo parlando, che addirittura ha il piacere di seguire la corsa a bordo della sua motocicletta. Insomma, una passione tra il ciclismo e il motociclismo, ma oseremmo dire una passione che coinvolge tutto lo sport di cui lei è titolare in qualità di assessore qui nel proprio territorio. La moto è una passione che mi trascino da quando avevo 10 anni, per cui poter seguire in moto questa gara è qualcosa di veramente eccezionale. Volevo solo ricordare che la mia vera passione sportiva è la corsa podistica e questa è una passione recente, da circa 7-8 anni ho imparato a correre, ho cominciato a ottenere qualche risultato nonostante ormai l'età non sia più delle più giovanissime, e Gaggiano esprime tanti maratoneti e tanti ultramaratoneti che seguono comunque con passione anche il ciclismo. Però non ci sarà mai una Milano-Rapallo per persone che corrono a piedi. Beh, fino alla 100 km su asfalto ci siamo arrivati, 206 forse sono effettivamente un po' troppi. Potrebbe essere però una sfida interessante. Luigi Magri, ci risiamo dopo tanta fatica, di nuovo pronti per organizzare una delle più belle gare in Italia e non abbiamo paura di poter essere smentiti. Una Milano-Rapallo che sta per vivere il suo 54esimo compleanno. Sì, siamo arrivati finalmente alla vigilia di questa manifestazione. Noi ringraziamo per i complimenti della manifestazione, ma senz'altro quello che facciamo lo facciamo soprattutto per i corridori, perché possano esprimere al meglio le loro potenzialità, sapendo che questa lunghezza determina veramente l'atleta che può passare al professionismo e dare dei risultati. Tanti corridori sono passati sulle vostre strade, sono transitati per primo sul traguardo di Rapallo, ma c'è sempre l'attesa spasmodica di chi vincerà l'edizione 2012, e a giudicare dagli iscritti presentati quest'oggi, beh, c'è un bel mazzo di assi in cui scegliere. Sì, sono tantissimi ragazzi che quest'anno hanno dimostrato il loro valore e rispetto agli anni passati probabilmente ancora la qualità del ciclismo italiano è aumentata di tono e di valore, per cui ne speriamo che nei primi 10 ci siano tanti ragazzi che meritano questo passaggio. E naturalmente ci saranno in tanti che vorranno finire sull'albo d'oro di questa manifestazione, che presenta sicuramente nomi prestigiosi come Battaglin, Miletta, Howard, Boots, Cattaneo, Antomarchi, Calegarin, Rico, Kuscinski, Gapic, De Angeli. Questi solo alcuni degli nomi importanti che hanno fatto la storia di questa importante gara, la Milano-Rapallo. Una gara che è caratterizzata in una prima parte di un lungo tratto pianeggiante, poi si sale sul passo della Scoffera, cima coppi di questa gara, ma la parte più interessante è sicuramente la finale, dove da Chiavari saranno stati percorsi 196 km, quindi solo 10 km al traguardo. Gli atleti dovranno affrontare dapprima il Gran Premio della Montagna posto in cima alla salita delle Grazie e poi come ultimo dentello l'altra salita di Castellaro, posta veramente a soli 3 km, 2 km e mezzo dalla
conclusione, una picchiata ripida verso il lungomare dove è posto tradizionalmente il traguardo e dove l'anno scorso a vincere fu il toscano Miletta della Gragnano Sporting Club, che va così a vincere con il cuore, fa segno con le mani, la 53esima edizione della Milano Rappallo. Seconda posizione per Luca Santimaria, poi Riccardo Pichetta, Cristiano Manguzzi, Sergei Cerneschi, 25 secondi dal vincitore Camelo Pantò, suo compagno di squadra, a confermare il buon momento della Gragnano, poi Karimov, Vescovo e tutti gli altri. Il presidente della Geov Davison, che avete visto in quadrato, vi dà quindi appuntamento domenica 23 settembre a partire dalle 8.30 alle 10.30 in via Roma presso il comune di Gaggiano per le operazioni di ponzonatura della 54esima edizione della Milano Rapallo, che l'anno scorso, come vedete, si è conclusa con la vittoria di Miletta davanti a Santa Maria e al piemontese di origine sudamericana Pichetta. Con questo è veramente tutto per la presentazione della classicissima Milano Rapallo.